Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial dedicato ad Arcadia LT14 e oggi vedremo come poter andare a generare quello che è un modello del terreno. Allora, innanzitutto procediamo quindi a creare una nostra vista di lavoro. Quindi andiamo su Crea vista e digitiamo il punto di vista dei nostri assi cartesiani, quindi abbiamo inserito quello che è un punto di vista. Dalla gestione progetto, tasto destro, proprietà vista, possiamo settare quella che è l'unità di misura su cui vogliamo lavorare. Noi per comodità adesso settiamo unità in metri. Fatto questo, possiamo procedere a andare a disegnare quello che è il nostro modello del terreno. Ci sono varie tipologie e metodi. Innanzitutto possiamo andare su modello sul menu terreno e andare a utilizzare quello che è il piano quotato. La funzione piano quotato ci permette di selezionare le modalità di terreno esistente e progettazione se vogliamo fare un confronto tra un terreno reale e un terreno praticamente progettato. Possiamo anche fare solo progettato e andare a scegliere quello che è la quota sul livello del mare. La quota va impostata in metri, quindi se innanzitutto vogliamo definire un modello di progetto del terreno che sia praticamente intorno ai 100 metri, andremo a inserire 100. Se vogliamo fare un metro, inseriremo un metro. Quindi in questo caso andiamo a inserire un metro e andiamo a creare i nostri punti di inserimento. Man mano che andremo a inserire questi punti, vedremo che si va a creare quella che è l'area di riferimento della mia porzione di terreno. E qui vediamo anche già un'anteprima. Se ad esempio io adesso vado a definire a variare quello che è la quota, quindi per esempio mettiamo 0,50, quindi io vado a modellare, iniziare a fare un modello del mio terreno. Quindi adesso 0,50 e iniziamo a inserire il terreno progettato a 0,50. Inserendo man mano che inseriamo a questo punto, adesso vado ad allargare un attimo quello che è la finestra, vedete si sta leggermente alzando il mio terreno. Più punti e più informazioni io vado a definire su questa area e più io posso quindi modellare il mio terreno. Ad esempio, posso procedere anche a fare una linea di livello. Linea di livello dove mi permetterà quindi di andare a definire una quota costante su una linea. Quindi in questo modo posso utilizzare quello che ad esempio mettiamo 0,80, confermiamo. Quindi andrò a disegnare una linea che parte da questo punto a questo punto e mi va a definire una linea costante di quota 1,080 m. Quindi man mano quindi stiamo generando quello che è il mio modello del terreno. Se devo andare a definire uno sbancamento, posso utilizzare sbancamento, quindi manuale, quindi vado a definire una porzione, un'area in cui un perimetro chiuso dove mi permette quindi di creare uno sbancamento vuoto e quindi vedi, ha creato un buco letteralmente. Oppure cancelliamo, posso andare a inserire eventualmente, poi lo vedremo poi in seguito, un edificio. Adesso facciamo qui, utilizziamo dal modulo architettura muro continuo, quindi andiamo a disegnare quello che è un perimetro di un edificio. Ok, a questo punto io posso utilizzare la funzione sbancamento, quindi automatico, e vado a delimitare, vedete, si evidenzia il perimetro del mio edificio e lui mi va a creare uno sbancamento solo all'interno della mia struttura in modo da crearmi la possibilità poi di creare quelle che sono il solaio e quant'altro. Se vado ovviamente posso tornare indietro e quindi togliere, ripristinare quello che era il punto di partenza. Ci sono anche altre modalità di terreno, ma eventualmente le vedremo poi in un video successivo. Che mi permette quindi di poter poi andare a migliorare ulteriormente quello che è il terreno e il modello.